Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video unboxing, pacchetto appena recapitato dal postino. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta senza che ci perdiamo in chiacchiere. Cerchiamo di fare in fretta ad aprire questo pacchettino. Con queste figure che tra poco vedrete, ragazzi, comincerò una nuova collezione di una serie che ho tanto amato, ma che finora non ho mai avuto l'occasione di cimentarmici. Allora, qui come vedete abbiamo la prima figure che è Panthor della serie Masters of the Universe 200X, ossia la serie animata del 2002 dei Masters. Non so se conoscete questa serie animata, comunque vi consiglio vivamente di vederla. Mazza, queste, vabbè, sono figure che come vedete sono di seconda mano, ma potevano dargli almeno una spolverata piena di polvere. Comunque poi vedremo pian pianino in che condizioni stanno. Mo, di primo acchito sembra che, a parte la polvere, non c'è nessun tipo di difetto. Passiamo alla seconda figure con un po' di giornale, e qui che abbiamo l'antagonista, e cioè Battlecat, la tigre di He-Man, mentre quella che abbiamo visto poc'anzi è la pantera di Skeletor. Anche questa sembra che abbia tutto al posto giusto. La gimmick funziona anche. Poi comunque controlleremo meglio anche questa. Qui ci sono i suoi accessori, c'è ovviamente la maschera, gli skinieri e qualche fucile strano che andrà attaccato sicuramente qui su questi buchi qua. Passiamo alla terza e ultima figure, e si tratta di Skeletor, e presto arriverà anche He-Man, che l'ho preso da un altro venditore. Quindi sto aspettando anche He-Man. Ecco Skeletor con tutti i suoi accessori, lo scettro e le due spade. Diamo un'occhiata veloce, ragazzi, ve lo avvicino un pochino. La gimmick qui funziona, quindi tutto a posto. Sembra abbastanza buona anche questa figure di Skeletor, nessun tipo di difetto. Ebbene ragazzi, questo era l'unboxing di oggi. Come dicevo, sto iniziando anche questa nuova collezione di queste figure che trovo davvero molto molto interessanti. Con questo ragazzi vi saluto, ovviamente troveremo il tempo di recensire queste figure, aspettiamo che ci arriva anche He-Man, così magari li vediamo tutte e quattro insieme. Come sempre vi invito a lasciare un like se questo unboxing vi è piaciuto, iscrivetevi al canale ragazzi, non ve lo dimenticate, non appena raggiungiamo i 500 iscritti farò un mega contest, quindi ragazzi non perdetevi questa occasione perché sarà veramente veramente strabiliante. Con questo vi saluto e vi rimando alla prossima, ciao a tutti da Emiliano e da Skeletor, Panthor e Battlecat.